Dolomiti Turismo, quindi la sigla ha introdotto questo nuovo appuntamento settimanale che quest'oggi vede la nostra gradita ospite Lucia Farenzen, amministratore delegato del portale Dolomiti.it. Ciao Lucia, benvenuta nei nostri studi. Ciao Claudio, buongiorno. Allora, il portale Dolomiti.it, conosciutissimo, anzitutto uno dei primi portali, ricordo proprio nell'avvento di internet, fu proprio uno fra i pionieri del turismo dolomitico, non soltanto della provincia di Belluno, ovvero Dolomiti.it. Vuoi innanzitutto spiegarci cos'è e quando nasce e cosa fate, Lucia, con Dolomiti.it? Allora, Dolomiti.it nasce nel 1996, quindi insomma siamo agli albori di internet. E l'obiettivo, diciamo, di questo portale era raccogliere tutto quello che riguarda Dolomiti, dalle destinazioni turistiche alle tipicità, cioè per assurdo abbiamo anche ricette del vin brulè, che è una delle pagine più visitate. E alle strutture e alle ricettività, e quindi questo comunque era il punto di partenza di questo portale che per quegli anni era veramente avveniristico e pionieristico, insomma, sì, non era scontato trovare qualcosa del genere. L'idea è Certo. stata molto importante. Certo. E poi l'evoluzione da questa partenza come si è evoluto? E attualmente che cosa c'è dentro il Dolomiti.it? Allora, diciamo che un po' il trend è rimasto sempre questo, insomma, quindi di avere un portale dove si desse visibilità sia alle strutture che comunque alle varie attività, perché noi abbiamo anche come clienti delle Proloco e quant'altro a livello Dolomiti, non solo Veneto, ma anche Trentino e Alto Adige, perché Certo. ovviamente le Dolomiti non hanno confini, come Esatto, dico la sempre. maggioranza delle strutture e delle proposte, Lucia, sono calibrate sulla provincia di Belluno o sul Trentino Alto Adige? Beh, diciamo con tutta onestà che il Trentino Alto Adige ha una sensibilità maggiore rispetto alla nostra offerta e quello che mi piacerebbe, proprio perché sono un po' di parte, no? È che le strutture anche della nostra provincia aderissero ancora di più in quota maggiore, perché con i numeri che abbiamo sul portale si riesce a dare grande visibilità e è molto, molto importante, soprattutto in un momento come questo, dove a livello di turismo c'è sempre un cambiamento, no? Perché il turismo cambia ogni 2 minuti, quindi quello che Grazie. facciamo oggi è già, diciamo, vecchio, tra virgolette. Però l'importanza di fare marketing, l'importanza di essere sotto uno stesso marchio, nei prossimi anni sarà veramente fondamentale. Questo perché il nostro competitor è il mondo, non è che il nostro Certo. competitor è il nostro vicino, il nostro competitor sono le altre località turistiche e, come possiamo vedere, tipo l'Albania, stanno comunque prendendo terreno ed è importante esserci, essere presenti in maniera corretta, soprattutto sui portali e soprattutto avere la consapevolezza che per gli stranieri il marchio Dolomiti è un marchio importante, è un marchio forte. Certo, un marchio forte. I numeri, Lucia, sono importanti, nel senso che, voglio dire, più accessi ci sono e più chiaramente si riesce a comunicare, perché adesso la concorrenza rispetto al 1996, quando appunto eravate fra i primi, adesso la concorrenza è molto più agguerrita nell'universo del web. Assolutamente sì, ci sono anche altri portali sul mercato. Noi abbiamo 3 milioni di visitatori, 3 milioni. 110 mila pagine indicizzate, quindi diciamo che nel tempo siamo riusciti a costruire un prodotto che è molto, molto solido. Poi, soprattutto da quest'anno, abbiamo pensato di fare una cosa un pochino diversa, perché ci rendiamo conto che con questi cambiamenti del turismo non è più sufficiente solo dare uno spazio, diciamo, un'immagine, però con le competenze dei ragazzi che lavorano nell'ufficio riusciamo a dare un prodotto che è più vasto, quindi consulenza anche d'immagine, gestione social e tutte quelle cose di cui si ha bisogno e che gli operatori non hanno il tempo materiale di fare, perché dobbiamo Certo. tenere conto anche questo. Ecco, parlavi di staff, in quanti siete a operare in Dolomiti.it? Allora, ci sono, vabbè, io Amministratore e poi delegato. sì, ecco, che sì, non è che operativamente, diciamo, faccio tanto, lancio idee, ecco, stresso in questo senso, perché ne ho sempre una di nuova. E poi in ufficio al momento abbiamo 4 persone e poi a breve inizierà una nuova collaboratrice, soprattutto per la parte social e web, perché abbiamo molti clienti che ci richiedono un servizio anche di gestione social e quindi è molto importante riuscire a darlo, perché avere un'immagine tutti corretta di tutte le strutture,
Secondo me è molto importante perché Certo. definisce la destinazione. Non è bello che il tuo vicino non abbia delle foto carine, perché porta danno anche a te. È questo che a volte non si riesce a capire. Anche le recensioni su Booking e quant'altro non sono delle recensioni ad hoc sulla struttura e non bisogna essere contenti se una struttura non prende delle belle recensioni, perché è Anzi. importante che tutti abbiamo comunque un posizionamento sul mercato che sia positivo, perché è indice di positività della località. Certo. Ecco Lucia, le OTA, le Organization Travel Agency, ovvero Sì. Booking, Airbnb, sono dei competitor per voi oppure degli alleati? Ma direi che siamo su due posizioni di mercato completamente diverse. So che gli operatori sono molto sensibili a questo fatto di pagare le OTA, no? E quindi, in base a questo, in base anche alla mia esperienza lavorativa, abbiamo pensato di dare un plus per chi è su dolomiti.it, che io chiamo il bottone, e cioè, dalla scheda della struttura si può accedere direttamente al booking engine, quindi al sito di prenotazione della struttura, e quindi l'utente riesce a trovare assolutamente il miglior prezzo, senza dirlo. Perché ovviamente si sa Certo. che è così, e le strutture hanno comunque una visibilità maggiore, una possibilità di avere prenotazioni dirette maggiore. E questo bottone l'abbiamo introdotto l'anno scorso e ha avuto un sacco di click in pochissimo tempo, mi pare che in 3 mesi 3.000 click, qualcosa del genere, Bene. perché le persone apprezzano. E quindi, portando un po' anche la mia esperienza di operatore, no, si cerca di dare un prodotto che sia molto più vicino alle aziende e che riesca a soddisfare le loro esigenze. Certo, ecco, i rapporti con le organizzazioni turistiche del territorio, credo che ci siano le descrizioni appunto delle varie vallate dolomitiche, avete una collaborazione con consorzi, DMO, Proloco e quant'altro oppure no per dolomiti.it? Allora, diciamo che noi abbiamo dei clienti Proloco, soprattutto nell'Alto Adige, perché loro sono strutturati in maniera diversa. E, per quanto riguarda le località, comunque noi cerchiamo sempre di richiedere delle foto aggiornate e quant'altro. Io mi rendo conto che è sempre difficile avere dei photoshooting che siano attuali, perché comunque al di là che poi i nostri clienti hanno dei pacchetti diversi e quant'altro, noi ci teniamo che comunque tutte le località siano presentate in maniera corretta e con delle foto attuali. Quindi magari ogni tanto arriviamo a disturbare per chiedere foto e aggiornamenti, perché è importante che tutti ci presentiamo bene. L'interesse, Lucia, in linea di massima dei turisti italiani e stranieri rispetto agli anni passati è in crescita l'interesse per la montagna. Lo vedete anche su dolomiti.it, come riscontrano anche gli impianti di risalita e le presenze sul nostro territorio dolomitico. Assolutamente sì, e c'è una grande crescita soprattutto a livello di stranieri che vediamo noi sugli accessi del portale. La montagna, vista come luogo di benessere, è una meta che è in crescita soprattutto per il concept che sta un pochino cambiando della vacanza, no? Molte persone sono sensibili al proprio benessere personale e quindi la montagna è vista come un luogo di serenità, è un luogo che ti regala delle emozioni e ti fa tornare a casa migliore, no? Tendenzialmente di come sei Assolutamente. partito, no? Quindi sì, la montagna ovviamente ha un trend che è in crescita e questo trend va un pochino regolato, sensibilizzando soprattutto la tematica di come si va in montagna. E che non tutto è sempre facile, sempre raggiungibile, bisogna essere un po' consapevoli delle proprie capacità e abbiamo tantissimi posti che si possono visitare senza arrampicarsi e quindi onde evitare spiacevoli situazioni. È meglio avere rispetto di se stessi, ma soprattutto della montagna, perché comunque è viva, no? E Certo, quindi, sì. Lucia, ecco una curiosità, il turista di lungo raggio, ovvero che viene dalla Cina, dagli Stati Uniti o che da altri luoghi distanti, chiede la vacanza in Dolomiti unita a quella degli altri due siti UNESCO vicini a noi, ovvero le colline del Prosecco e Venezia. È possibile una sinergia? La fate o la auspicate con questi altri due siti che ho appena citato? Beh, io la auspico fortemente, no? Perché siamo in Veneto, abbiamo 3 siti UNESCO importanti e 3 siti di eccellenza e questo è molto bello. E al momento, che almeno sappia io, non ci sono delle tendenze di questo tipo, però è molto importante perché sì, Venezia assolutamente viene visitata e poi le persone vengono in Dolomiti, che poi vengano, non lo so, ad Alghe, ad Arabba o in Valbadia, non è quello il punto, loro proprio vengono in Dolomiti ed è nel loro raggio di vacanza, no? Poi tanti vanno in Tirolo, vedo anche insomma i nostri ospiti che più o meno hanno questo trend di viaggio, quindi.
riuscire ad offrire una sinergia tra queste tre realtà, secondo me sarebbe molto importante e sarebbe un grande punto di forza. Certo. Lucia, un'ultima domanda. L'intelligenza artificiale, una sfida, un'opportunità o un limite per Dolomiti.it? Ma io direi che tutte le novità, se usate in maniera corretta, sono sempre un'opportunità. Perché sì, bisogna sempre capire come si usa lo strumento. L'intelligenza artificiale, vista in maniera positiva, secondo me è un aiuto in tante cose, però non dobbiamo delegare alla macchina quello che l'uomo sa fare assolutamente meglio. Quindi usiamola sì, però con testa. Lucia, noi tutti prima di partire per una vacanza consultiamo appunto i siti della destinazione dove andiamo. Per Dolomiti.it avete dei dati che magari, non so, nei picchi di stagione, Natale, Ferragosto, avete degli accessi maggiori piuttosto che in altri periodi oppure gli accessi e le visite al sito sono omogenee per tutto l'anno? Allora, diciamo che il trend del last minute, salvo i turisti di lungo raggio, che loro chiaramente magari prenotano anche un anno prima perché hanno necessità di prenotare i voli, quindi avere dei prezzi agevolati, diciamo che sì, ci sono questi picchi proprio a ridosso dei periodi di maggior richiesta, no? Come può essere Ferragosto e Capodanno. E poi quest'anno abbiamo proprio notato che anche in base al meteo si muovono le cose, no? Perché ci sono dei periodi determinati in cui chi vuol fare soggiorni lunghi prenota, altrimenti è tutto ormai diventa sottodatto. Quindi è un po' anche difficile fare programmazione per le imprese, però Certo. è così. E, i numeri di quest'anno, adesso non mi ricordo nello specifico, ma sono superiori ancora a quelli dell'anno scorso sugli accessi e partono da un periodo antecedente rispetto all'anno scorso. Quindi flessibilità. Sì, molta, molta, serve Lucia, abbiamo questo. terminato il tempo a nostra disposizione, ti ringraziamo per le utili informazioni che ci hai dato, auguriamo buon lavoro a te e a tutto lo staff di Dolomiti.it. Grazie a Lucia Farenzena. Grazie Claudio e grazie a tutti, a presto. E a voi tutti grazie per la gentile attenzione, arrivederci al prossimo numero di Dolomiti Turismo.